Questo Natale siamo ancora più buoni. Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333-426-9756. La creazione di una rete, una sorta di mappa di locali no slot. È questo il progetto nato dalla sensibilità della professoressa dell'Istituto Gallini Attilia Vicini, indirizzato agli esercenti dei locali della zona, come bar, pub, ristoranti e sale da ballo. Il primo ad aderire è stato Rocco Falotico, titolare dell'insolito caffè di Via Emilia Voghera. Abbiamo fatto delle serate a tema di degustazione, abbiamo fatto delle presentazioni di libri di Lucio Figini e di altri autori importanti della nostra zona. E ad esempio abbiamo organizzato anche delle pomeriggi per i bambini e tutti eventi di questo genere. Ci siamo resi conto anche della difficoltà che hanno i locali come i nostri a vivere, o comunque anche a sopravvivere, senza un intervento importante, come potrebbe essere il discorso delle slot machine, di tutto quello che gira intorno a slot machine o a cose simili. Eppure, nonostante le difficoltà, le attività che hanno aderito al progetto sono già più di 10. Tutti noi viviamo all'interno di un contesto e facciamo parte del contesto, quindi abbiamo delle famiglie, possiamo anche noi stessi inconsciamente entrare a far parte di questo giro, che può essere un semplice divertimento, ma può anche poi andare a finire in una vera e propria dipendenza, con tutti i rischi che sappiamo, senza bisogno che sia io a dirli, che non sono né un sociologo né altro. Eppure la maggior parte degli esercenti è attratta dal cospicuo guadagno che deriva dall'averle. Stando ai dati del Monopolio di Stato relativi al 2014, le slot machine in Italia sono 363.173 e i soldi raccolti dalla filiera sono 3 miliardi e 216 milioni di euro all'anno. Secondo Matteo Iori, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ogni barista guadagna 4.058 euro all'anno per ogni slot machine, 338 euro al mese. Forse è proprio per questo che Voghera è considerata la Las Vegas della provincia di Pavia, a causa del numero elevato di esercizi commerciali che ospitano le slot machine. E allora come rinunciare al guadagno facile derivato dalle macchinette mangiasoldi? E con probabilmente molto spirito, diciamo, speranza nel futuro, nel senso che sicuramente io non so dire se quanto sarà ancora aperto, ma non dipende forse dalle slot machine, o sicuramente non so quanto le slot machine possono aiutarmi o ostacolarmi. Sicuramente è una scelta che abbiamo fatto dicendo: cerchiamo di fare qualcosa senza le slot machine. Non siamo assolutamente contro i locali che hanno le slot machine, è una scelta commerciale. Come può essere una scelta commerciale avere le birre e non avere le birre? Perché poi si presenta anche il discorso dell'alcol, non alcol. No, è una scelta di dire: noi rinunciamo al discorso, a quella parte di guadagno relativa alle slot machine. In lavorazione è un calendario di eventi che verrà inaugurato con il nuovo anno, come ci spiega l'ideatrice Attilia Vicini. Ma io direi, come diceva lui prima, di proprio mettere in rete cose che già esistono. In parte si possono inventare sicuramente cose nuove, ma già molto esiste ed esistono esperienze preziose, alcune sono già state citate, anche altri locali fanno esperienze importanti. Faccio un esempio: Vino e Libri, con una giornalista di valore tornata da poco a Voghera, che siamo stati felici di riaccogliere, Adriana Soldini, tengono periodicamente incontri letterari in cui però si parla, utilizzando lo strumento libro, si parla in realtà della vita. Sono incontri molto interessanti a cui ho partecipato. Diciamo l'ideatrice poi tiene una rubrica come lettrice compulsiva, si autodefinisce, sul giornale di Voghera. Quindi sono persone che fanno cultura, che fanno una cultura però viva, vicina alla vita quotidiana, eccetera, che hanno già aderito a questo progetto con molto piacere, come hanno aderito le case editrici locali, che sono disponibili, la Ticinum, la Primula, disponibili a presentare i loro libri e i loro autori in questi locali, privilegiando, diciamo, questi locali. Oppure altre iniziative molto belle sono state, per esempio, io cito quelle che conosco, ma ce ne sono sicuramente tante altre, Sant'Ambrogio, il bar Sant'Ambrogio ad esempio fa gli aperitivi in inglese con Arianna Rolandi, un'esperienza interessante anche questa. Fanno pure sul piano del volontariato donne che sferruzzano nel gruppo Cuore di Maglia per i bambini nati prematuri, cioè ci sono tante sfaccettature, cultura, ma il sociale, l'attività di volontariato, e lo sport, i prodotti tipici, tante attività sane, creative, io direi, che possono essere un'offerta alternativa rispetto a quella della dipendenza da gioco.